C'è posta per voi, 3 lettere in una volta sola. Peto, le mie gambe non sono più veloci come le tue. Aspetta. Oh, che bambino maleducato, lasciarmi qui sola in mezzo alla montagna. Una lettera per Clara. Grazie. Una per te. Grazie. E una per te. Ma questa è una lettera della nonna. Pensa, anche la mia. È proprio da lei scrivere una lettera a ciascuno. Chissà che cosa c'è scritto. Aprila. Sì. A me non scrive nessuno. Dice che vuole venire qui. Leggete forte almeno. La nonna di Clara scrive che vuole venire qui a trovarci, sai, la nonna buona, quella di Francoforte. Ho capito, è quella che ti ha regalato il libro delle favole. Sì. Proprio lei. Nonno, hai sentito? Viene la nonna di Clara. Non solo l'ho sentito, ma l'ho anche letto nella mia lettera. C'è scritto che verrà a trovarci. Credi che sia vero? Quando la nonna scrive una cosa è sempre vero. Magnifico! È meraviglioso! Adelaide, smettila! Ho detto di smettere! Smettetela subito! Cosa stai facendo con la signorina Clara? Vuoi che le vengano i capogiri? Non mi viene il capogiro, siamo un pochino contente, tutto qui. Come lo chiama questo comportamento? Io lo chiamerei circo equestre, non essere contente. Una signora deve sempre mantenere un contegno, anche una gioia immensa non si deve manifestare troppo. Signora Rottenmeier, incomincio a provare pena per lei. Posso benissimo fare a meno della sua pietà e tenga bene a mente, vecchio orso di un montanaro, che la signorina Clara è diversa dagli altri. Oh, ma come potrebbe capirlo lei? È sempre una Seseman. È una Seseman, non è una contadinella di montagna, chiaro? Eppure sembra proprio un essere umano normale, come noi. E tu, naso schiacciato, mettiti bene in zucca, che non ci si prende gioco di me. È di nuovo arrabbiata, ma cosa mai ho detto di male? No, non ce l'ha con te. Il fatto è che non si prendono molto lei e mia nonna e per questo è diventata così furiosa. Tu non sai, ma la nonna non può sopportare la signora Rottenmeier, vero? Già, ha sempre sostenuto che la signora Rottenmeier è troppo severa. Qui c'è senz'altro qualcosa sotto. Gli ho scritto di venire per cercare di mettere un po' d'ordine e invece lui manda sua madre. Vuoi vedere che qui sotto c'è lo zampino del vecchio montanaro? Arrivederci! Arrivederci! Mi spingeresti fino alla baita, Heidi? Sì, grazie. Non posso aspettare tanto, Clara. Non vedo proprio l'ora di rivedere tua nonna. Le volevo molto bene a Francoforte. Te la ricordi quando mi fece vedere la sua stanza preferita, in modo che mi ci potessi nascondere e stare tranquilla? E poi mi dette anche la chiave quando partì. E la passeggiata che ci fece fare attraverso la città, te la ricordi, Clara? Sì, e mi ricordo anche quando si travestì da orso e ci fece promettere di essere sempre allegre. A volte ballava perfino con me e cantavamo le canzoncine che ci aveva insegnato lei. Già, e poi ti ricordi quella sera che fece le magie con i fiori nel bicchiere? Certo che mi ricordo. Ricordo tutto. Anche i burattini che comprava per noi. E quella magnifica musica con i bicchieri. Sì, e tutte quelle centinaia di farfalle nella mia stanza. Se c'era lei al momento dei gatti, sicuramente li avremmo potuti tenere. Era sempre tanto buona con me. Sì, è vero, Heidi. Ti voleva molto bene. Tutto l'opposto della signora Rottenmeier, che a volte era veramente terribile. Volevo scappare, volevo sempre tornare a casa. Volevo tornare qua. Era tutto molto triste per me laggiù. Ma, Heidi, stai piangendo? Perché? Ah, niente. È tutto passato. Ho solo pensato a qualcosa, sai, al momento in cui tua nonna se ne andò. Non fu molto bello quando se ne andò via. Lo so. Sei ancora arrabbiata? Come ti viene in mente? Proprio per Heidi. Niente. Thank you.
vederla. Dovrebbe essere qui a momenti. Sì. Sta venendo qualcuno, guarda. Potrebbe essere lei, no? Nonna! 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 Sento le bambine chiamare. Dovremmo essere arrivati. Oh. Attenzione! Tiri le briglie! Le tiri indietro! Aiutatemi! Ci tenga forte! Fermati il cavallo! Nonna, attenta! Fermati! Mamma! Questa proprio non ci voleva. Heidi, come stai, bambina? Sono proprio ancora viva e non in cielo, visto che sei qui davanti a me. Ah, finalmente qualcosa di allegro. Sei la benvenuta, nonna. Per favore, sia gentile, mi aiuti a scendere da questo elefante. Sì, certamente. Grazie. Da quanto tempo non ci vediamo? Oh, terribilmente tanto. Sei cresciuta, bambina mia. Sei diventata anche più robusta. Stai molto bene, Heidi. Ci sono anch'io qua. Clara! Perché non vi decidete a venire da me? Clara non sta più nella sua sedia a rotelle. Che bello. Non è giusto lasciarmi qui sola. Sì, non è corretto da parte nostra. Su, venite, non fatemi aspettare. Benvenuta, nonnina. Sono tanto contenta, Clara, bambina mia. Oh, la passerottina. Oh, nonna. Oh, stai proprio bene. Ma io un po', sei veramente la mia nipotina, Clara. Oh, non posso crederci, hai tutto l'aspetto di una montanara. Si vede che qui hai passato delle meravigliose vacanze. Spero di star presto anch'io così bene come te. Sì, certamente. Incredibile, bruciata dal sole e raggiante, tutta un'altra ragazza, tonda e sana. No, non sono poi tanto ingrassata, ma siamo tutto il giorno fuori ed è tutto così bello. Tu non sai quanto sono tutti buoni con me, nonnina. Non potrebbe essere diversamente, bambina mia. Oh, nonna, ti voglio tanto bene. Sì, ma adesso andiamo a salutare il nonno di Heidi, eh? Devo proprio essere ingrassata un po'. Un po', dici? Devi essere almeno un quintale. Pesi quanto un sacco di patate, lo sai. Non esagerare, non può essere tanto così. Peter comunque ce la fa ancora a portarmi. Ma Peter chi? Il pastorello? Il ragazzo del quale parlava sempre Heidi a Francoforte. Spero di fare presto anche la sua conoscenza. Sono molto curiosa di conoscere i tuoi amici, Clara. Li conoscerai tutti. Sì, anche le capre, il cane e le marmotte. E se siamo fortunati, anche un'aquila. Bambini, suona tutto così promettente. Meno male che sono qui. Ritorni stasera, ma sia puntuale. Sì, non si preoccupi. E invece mi preoccupo, caro lei. Oh. Lì dietro, nella capanna, nonna. Ma no, signora Sesemann, la signorina Clara non può stare seduta direttamente sull'erba. Non vorrà farmi credere che in tutto il tempo che è stata qui la bambina non si è mai seduta direttamente sull'erba. Certo che no. Primo, perché non fa bene alla salute, e secondo, perché non è conveniente per una signora. Lei non cambierà proprio mai, signora Rottenmeier. Un pochino è già cambiata. Una volta si è messa addirittura i pantaloni e ha scalato la montagna. E l'altro giorno trovava bello perfino l'arcobaleno, non è così? Impossibile. Signorina Clara, la smetta di burlarsi di me, prego. Come sempre, non è per niente di stupido. Buongiorno, signora Rottenmeier. Buongiorno. Benvenuta, signora Sesemann. Sono molto lieto che abbia mantenuto la sua promessa. Heidi mi ha parlato tanto di lei da quando è tornata qui. Spero soltanto che non si trattasse di cattiveria. Ma anche di lei mi ha raccontato tanto. E adesso che la vedo, beh... Sai, mi viene in mente adesso, Clara. Mi sembra che sia uscito fuori dal quadro. Mi scusi, ma non so proprio che cosa voglio dire. Nelle cose che Heidi ha portato da Francoforte, le assicuro che non c'era nessun quadro. Oh, per carità, che cosa ha capito? A casa, a Francoforte, abbiamo una vecchia crosta, mi scusi, un dipinto, che piaceva tanto a Heidi e a Clara. Questo quadro rappresenta San Giuseppe e assomiglia tanto a lei. Ah, si tratta di questo? Allora non ci sono problemi. Mi scusi, ma io avevo capito tutt'altra cosa. Pensavo che volesse dire che Heidi aveva portato via qualcosa che non le apparteneva. Heidi?
Per l'amor di Dio, come le è venuto in mente che potessi pensare una cosa simile? A quanto pare non imparerò mai ad esprimermi nel modo giusto. Di un po', nonno, avete deciso di rimanere qui. Perché non andiamo in casa e ci sediamo? Hai ragione. Stiamo qui a chiacchierare mentre la signora è certamente stanca e affaticata dal viaggio. Vuoi che ti prenda subito un bicchiere di latte fresco? Oh, sì, con piacere il latte. Latte fresco di capra, come mi scrivevi nella lettera. Solo a pensarci mi sento già meglio. Bene, allora andiamo. E adesso perché non vieni? Nonna, ma che cos'hai? Come? Ah sì, Heidi. Stavo proprio pensando a una cosa. Ora pensiamo al latte. Il latte di capra ti piace come piace a me? Lo trovo squisito. Trovo tutto meraviglioso. Non posso ancora crederci. Sto seduta qui, in questo paesaggio meraviglioso. Bevo latte e solo due giorni fa ero in città. Mi sembra di sognare, non riesco ancora a rendermi conto che tutto questo è vero. Capisco benissimo quello che prova, ma scusatemi, adesso ho da fare. Prego. Peccato. Peccato. Posso chiederle una cosa? Sì. Ha letto per caso la lettera che mi sono permessa di mandare qualche giorno fa a suo figlio? No, ho soltanto sentito dire che lei gli ha mandato una lettera. Signora Sesemann, le devo parlare con chiarezza. Se la sua nipotina si trattiene ancora qui, non solo non potremo più riprendere gli studi, ma la sua educazione sarà compromessa. E poiché la signorina si fa sempre più robusta, lo scopo della sua vacanza mi pare sia stato raggiunto. Propongo quindi di partire subito. No, non voglio ancora ritornare a casa. Oh, nonna, sii sincera, non sarai per caso venuta solo per portarmi via da qui? Cara signora Rottenmeier, le sarei molto grata se volesse spiegarsi più chiaramente. Ma certo, la signorina Clara non vuole più obbedirmi. Non fa il suo riposino pomeridiano, non prende le sue medicine. E cosa rilevante, trascura di fare i suoi compiti. Ah, è così? Oh, che bambina impertinente che sei. Però, se mi permette, devo proprio dire che vedendo Clara così colorita, non mi sembra che debba avere bisogno di prendere ancora medicine, vero? Mm-hmm. E i libri poi? Basta che tenga gli occhi bene aperti e si guardi intorno. Come, prego? Temo di non aver capito bene. Intendo dire che anche Clara ha diritto ad una vacanza e sono molto contenta che passi finalmente delle giornate così belle. Raccontatemi, che cosa avete fatto? Come avete passato il vostro tempo? Siamo andate con Petar sui pascoli, dove porta tutti i giorni le capre. E poi siamo state anche più su, sul prato tutto fiorito. Ma dimmi un po', tutto questo l'avete fatto con la sedia a rotelle? No, Petar l'ha portata sulle spalle. Ha fatto una portantina apposta per me. Una bambina pesante come te, tutta quella strada. Ma com'è grande questo ragazzo? Deve essere un gigante. Io non ce la facevo neppure a sollevarti prima. Con vivaci colori, Clara e Heidi descrissero alla nonna quello che avevano fatto insieme in quei giorni di vacanza. Clara era particolarmente entusiasta dell'arcobaleno che aveva visto e Heidi riferiva come Clara avesse raccontato a Peter e a lei una favola sotto il tetto della tenda improvvisata per coprirsi dalla pioggia. La signora Sesemann capiva benissimo l'entusiasmo delle bambine ed era contenta che la sua nipotina fosse tanto felice e vivace. Deve essere stata un'avventura meravigliosa per le bambine. L'unica cosa che non capisco è come mai il nonno le abbia lasciate andare da sole. È proprio quello che ho detto anch'io, signora Sesemann, ma non ha voluto sentire le mie proteste. Vede, è per questo che ho scritto la lettera. Quel vecchio è incredibilmente testardo e sì che certe volte gli ho parlato come a un bambino. Glielo chiederò io perché lo ha fatto. Una ragione ci sarà. E ora a te, Clara. Questa storia di non voler studiare non va proprio. Oh, ma se hai appena detto che avevo diritto anch'io alle vacanze. Sì, certo che l'ho detto, ma le tue vacanze le hai avute. Vedi, Clara, mi pare che non è chiederti troppo di fare ogni giorno un'ora di compiti. La giornata è lunga, ti pare? Va bene, se proprio insisti, ma non lo trovo carino da parte tua. Se studi con me, il tempo passa prima. Con piacere. Però ti prego, nonna, facciamo in modo che non sia più di un'ora al giorno. Un'ora è già abbastanza lunga. Sì, un'ora basterà.
Io non ne so niente. Mio figlio non mi ha detto niente di questo. Posso anche capirlo. Credo che volesse evitarle un'eventuale delusione. Lei dice che c'è speranza che Clara impari a camminare. Non riesco a crederci. È soltanto una speranza, è vero, ma è pur sempre qualcosa. In tutti questi anni non ho osato neppure pensarci. E ora parlarne mi sembra una cosa così assurda da non riuscire a farmene un'idea. Come mai così all'improvviso? Cos'è che ha dato al dottore la speranza che un giorno possa di nuovo camminare? Scusi la mia eccitazione, ma è tutto così improvviso. Abbiamo consultato tanti medici e sono state sempre delusioni. Non so se può immaginare che cosa significhi. Oh, se la piccola Clara potesse davvero camminare, se anche lei potesse fare una vita del tutto normale, come tutte le bambine della sua età. Mi ascolti bene, signora Sesemann. Per me non è più soltanto una speranza, per me è già da tempo una certezza. Oh, sì. Nelle ultime settimane ho osservato Clara molto attentamente, come si muove, che cosa fa, come reagisce, e ne ho dedotto che un giorno potrà camminare, creda a me. No, non può avere questa certezza. Invece ce l'ho, e per questo la vorrei pregare di lasciarla qui più a lungo di quanto era stato programmato in partenza. Bisogna lasciar fare al caso, può succedere anche prima del previsto. Però potrebbe anche durare un'eternità perché disgraziatamente non ha fiducia in se stessa. Non ha ancora completamente capito quanto è meraviglioso poter saltare e correre come fanno tutti gli altri bambini. Ha già sentito il desiderio qualche volta, ma non abbastanza forte. Noi dobbiamo portarla proprio a questo. Non deve più pensare ad altro che al desiderio di poter finalmente camminare. Oh, ma certo, adesso sì che riesco a rendermi conto del perché ha voluto mandare i bambini da soli nei pascoli. Avrà da me tutto l'appoggio che potrà servirle per aiutare la mia Clara. E sono sicura che se c'è qualcuno in grado di darle sicurezza in se stessa, questo è soltanto lei. Sono tutta confusa ed eccitata. Non riesco ancora a rendermene conto. Tenga pure Clara qui con lei finché lo riterrà opportuno, va bene? Nonna, abbiamo già fatto tutti i compiti. Sì, nonna, tutto fatto. Ma dove sei? Ah, sei qui. Vieni a giocare con noi, siamo pronte. Purtroppo no. Non posso. Devo assolutamente parlare con la signora Rottenmeier ora. Oh, e noi che abbiamo studiato? Ma l'abbiamo fatto solo perché tu ci avevi promesso di giocare con noi dopo. Una volta mantenevi sempre le promesse. Non fare il muso. In questo momento non posso proprio. Abbiamo ancora tanti giorni per giocare, sta tranquilla. Non ci credo. Tu sei capacissima di ripartire subito. Questa volta no. Questa volta non partirò tanto presto. Ho deciso di restare. Non dici bugie. Ma sarà proprio vero? Sì, ho capito che qui si sta molto bene. E finché non mi cacciano, resto qui. Ci capisci cosa le è successo? Devono aver parlato di qualcosa quei due. Sì, ma di che cosa? Scoppio dalla curiosità ora. Non scoppiare. Mi dispiace, ma la devo disturbare. Ho bisogno di parlarle. Cosa c'è? Vorrei gentilmente pregarla di prendere il primo treno e di tornarsene subito a Francoforte. Così all'improvviso? Secondo me, la servitù a Francoforte è rimasta troppo tempo sola in casa e lei sa bene che senza sorveglianza sorgeranno molti problemi. In questo sono pienamente d'accordo con lei. Allora va bene, facci in modo che a Francoforte tutto proceda secondo le nostre abitudini. Anche troppo volentieri. Non puoi immaginare come odio tutto qui. Questa puzza di capra e formaggio mi fa impazzire. Faccio subito le valigie di Clara. Oh, no, è solo lei che deve partire. Come, prego? Io non so, forse per caso ho capito che lei ha detto che alludeva solo a me? Proprio così. Capisco la sua sorpresa, ma ho bisogno che lei stia a Francoforte e vorrei che mia nipote si trattenesse ancora un po' qui. Non mi dica che ha intenzione di lasciarla sola in questa terra selvaggia. Sì, e non ho mai saputo Clara in mani migliori di queste. Qui ha tutto ciò che le può servire, non se ne rende conto. Amore, comprensione, amicizia, sicurezza, ma non si è ancora accorta quanto è felice qui. Me la vuole portar via e lo fa come se non avesse le stesse cose da me. Questa bambina è l'unica cosa che ho. È tutto, è lo scopo della mia vita. Sì. Oh.
Mi scusi, non dovrei lasciarmi andare, lo so, ma non succederà mai più. Riguardati bene, Clara, e torna a casa forte e robusta. E lei, Montanaro, non sia rude, sia buono con lei. È così fragile e bisognosa di aiuto. Vi prego, bambine, non esagerate. Mamma mia, Heidi, la signora Rottenmeier piange. Sì, piango. Anche un'educatrice ha sentimenti umani, ma questo a voi non interessa. Sì, non si era mai visto. Con un'educazione adeguata si sarebbe risparmiata questa risposta. Ha ragione, chiedo scusa per lei. Arriva Petar! Finalmente farò la sua conoscenza. Questo Petar deve essere proprio un ragazzo in gamba. Ha fatto tanto per la nostra piccola Clara. Ehi, voi due! Pensa, è arrivata la nonna. Buongiorno, Petar. Non sai quanto sono contenta di vederti. Io sono la nonna di Clara. Sera. Ti avrei riconosciuto dovunque. Sei proprio come Heidi ti ha sempre descritto. Tu sei unico. Clara mi ha scritto che sei bravissima ad intagliare il legno, perciò ti ho portato qualcosa. Un coltellino tascabile. Con questo vorrei ringraziarti per essere stato sempre così buono con la mia Clara. Tieni. È davvero un bel coltello. Veramente magnifico, proprio quello che ho sempre desiderato. E chi è che l'ha scelto? Io. Molto bene. Ora dovrei intagliare qualche cosa per lei. Lo faccio volentieri, sai. Arrivederci a Francoforte, signora Rottenmeier! Arrivederci, nonna, a domani! Lo sapevi che la signora Rottenmeier era capace di piangere? Non l'avrei mai creduto. Neanch'io. Il giorno seguente portò per Clara e Heidi tante, tante novità. Si alzarono ancora prima del solito e con loro grande sorpresa provarono dispiacere per la partenza della signora Rottenmeier. Subito dopo la colazione la nonna arrivò a cavallo su per la montagna e questa volta, per sua grande fortuna, era un cavallo buono. Il pomeriggio tutti insieme fecero una gita. Perfino Nebbia si mise a fare le feste alla signora Sesemann. Sembrava proprio che volesse fare buona impressione su di lei. Fu una meravigliosa giornata tranquilla. Fino a che successe... Ma sì, quella fu una cosa meno tranquilla. Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.